Ciao a tutti gli amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare in anteprima italiana le Tesoro Qwen, un headset da gaming 7.1 virtuale. Passiamo subito alla confezione. Nella parte frontale troviamo il logo dell'azienda, il modello delle cuffie, alcuni loghi che ci ricordano che sono delle cuffie 7.1, oppure le caratteristiche come la riduzione del rumore, la cancellazione del rumore da parte del microfono e vengono impiegati dei driver da 50 mm. Nella parte centrale, grazie a un'apertura, abbiamo la possibilità di visualizzare le cuffie in tutto il loro splendore. Al di sotto troviamo lo slogan Helm of Hades, ovvero l'elmo di Ade, che riprende in parte l'immagine illustrativa caratteristica di questo prodotto. Nel lato della confezione invece troviamo le specifiche tecniche delle cuffie in varie lingue, tra cui anche l'italiano, come possiamo vedere. Nella parte destra della confezione troviamo invece alcune immagini illustrative che ci ricordano che è presente un adattatore da jack 3,5 mm a USB, un cavo in treccia di tessuto di circa 2 metri di lunghezza ed un altro adattatore da 3,5 mm ad un unico jack da 3,5 mm. Nella parte sinistra della confezione invece troviamo i due modelli disponibili delle cuffie, ovvero Angel e Devil. In questo caso noi stiamo andando ad analizzare il modello Angel, ovvero quello bianco, e di sotto troviamo le specifiche dell'headset. Passiamo dunque all'unboxing del prodotto. Eccoci qui un attimo. Un poco difficoltosa l'estrazione del prodotto. Ecco qui, forse ci siamo, perfetto. Ecco qui le cuffie, procediamo un attimo a estrarle dalla confezione plastica. Sono ancorate abbastanza saldamente con dei fili di ferro, diciamo. Procediamo quindi a slegare tutti i nodi. Qui non dovrebbe esserci nessun altro nodo. Perfetto. Così qui le cuffie sono state estratte. Procediamo con l'adattatore. Ok. Togliamo i vari ferretti. Ok, perfetto, quindi le cuffie sono queste qui. Presente anche il bundle che è dotato, vediamo un po', di un CD per l'installazione del pannello di controllo e dei driver e alcune brochure informative, nonché istruzioni circa il headset in varie lingue. Passiamo all'headset in tutto il suo splendore. Come possiamo vedere, il colore bianco conferisce un aspetto davvero elegante a queste cuffie. I loghi Tesoro sono presenti quasi in tutta la superficie delle cuffie ed è presente una placchetta metallica in entrambi i padiglioni. Come possiamo vedere, il microfono è di tipo abbastanza rigido, abbiamo anche, seppur abbiamo la possibilità di piegarlo verso l'interno o verso l'esterno. Inoltre, i driver, come abbiamo detto, sono da 50 mm, quindi dei driver abbastanza grandi. Il rivestimento è in similpelle. L'imbottitura del cerchietto circumorale è rivestito in una gomma abbastanza morbida, quindi saremo agevolati durante lunghe sessioni di gioco. E come possiamo vedere, è presente la scritta Tesoro sull'arco. I materiali sono molto buoni, anche se per la maggior parte è plastica, però le rifiniture sono davvero molto buone. Sono
Come abbiamo detto, è presente un adattatore dai due jack da 3,5 mm al singolo jack da 3,5 mm ed è rivestito ed è placcato in oro. È presente inoltre l'adattatore da due jack da 3,5 mm a USB, e anche in questo caso è la cura per i dettagli è davvero elevata, infatti è riportata anche su questo adattatore la scritta del QN del modello delle cuffie. I jack delle cuffie stesse sono sempre placcati in oro, come possiamo vedere, e il design è davvero, come abbiamo detto, davvero molto bello. Presente sul filo un controller per aumentare e diminuire il volume e per attivare o disattivare il microfono. Presente anche qui il logo con la scritta Tesoro. Che altro possiamo dire? Le cuffie ci piacciono davvero ad un primo impatto, e per ulteriori immagini e dettagli vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro portale www.extremehardware.com. Un saluto da tutto lo staff.